Consiglieri Loredana Modaffari e Lucio Sardi, oggi avete presentato una mozione dal tema importante, è stata bocciata. Spiegateci un momento di cosa parlava e perché pensate di agire in un'altra maniera. Dobbiamo necessariamente agire in un'altra maniera perché in questa maniera penso che sia l'unico comune in tutta Italia dove non sia garantito un diritto costituzionalmente previsto, all'articolo Spieghiamo un 75 è attimo. previsto. Allora, sappiamo che esiste questo referendum, è un referendum che può essere sia consultivo che abrogativo. Nello statuto del comune di Imperia si fa riferimento ad entrambi, anzi alla triplice forma del referendum, si fa poi riferimento ad un regolamento. In realtà poi il regolamento che norma l'esecuzione di questo referendum fa riferimento poi solamente al referendum consultivo. Di conseguenza si è chiesto solamente di normare il referendum abrogativo che in questo comune non è in questo momento normato. L'abbiamo fatto nel migliore dei modi, quindi senza perdere tempo a fare un nuovo regolamento, ma chiedendo che venisse applicato il regolamento consultivo al regolamento abrogativo. Con un colpo di teatro, comunque abbastanza prevedibile, la maggioranza ha trovato un escamotage, quindi invocando una pretesa assenza di una previsione del quorum all'interno della nostra proposta, quindi quorum che è indispensabile per quanto riguarda i referendum abrogativi, al contrario di quanto riguarda i referendum consultivi, ma ben sappiamo che da normativa nazionale si fa riferimento al quorum previsto, quindi 50 più 1, non era, è stato ovviamente un escamotage solo e soltanto per prendere tempo. Ciò non toglie che in questo momento il Comune di Imperia è privo di un regolamento relativo al referendum abrogativo. Ai cittadini imperiesi non è permesso di esercitare un diritto costituzionalmente garantito. Questo è quello che abbiamo potuto vedere stasera. Quindi cosa avete Il intenzione di fare? comportamento ostruzionistico della maggioranza è emerso in maniera abbastanza chiara per un fatto. Noi abbiamo portato questa pratica in commissione, abbiamo avuto la validazione del segretario generale perché c'è comunque un vaglio di legittimità di questo tipo di pratica, perché era una vera e propria deliberazione di modifica di un regolamento. In commissione la maggioranza non ha detto nulla, si è presentata in consiglio tirando fuori questo, diciamo, pretesto della mancanza del quorum indicato, non ha fatto nessuna proposta di emendamento né in commissione né in consiglio comunale, cosa che noi avremmo potuto benissimo accettare, e ha votato contro cercando un pretesto, perché loro vogliono evitare che si tengano il referendum, o meglio, il referendum che è già stato presentato, che riguarda la questione dei parcheggi. Ed è un referendum che i cittadini imperiesi, rispettando il regolamento, rispettando le norme che ci sono sui referendum comunali, devono avere il diritto di esercitare. Siccome questo diritto viene negato in maniera, diciamo, vigliacca e strumentale da parte di questa amministrazione, ci attiveremo verso gli organismi di governo perché viene negato un diritto costituzionale che non è consentito a questa maggioranza di negare, perché lo statuto comunale prevede il referendum abrogativo. Devono mettere i cittadini imperi nella condizione di poterlo tenere perché è previsto da una norma superiore. Quindi quali sono i passaggi che farete in Ci particolare? attiveremo sicuramente con il Ministero tramite la figura del prefetto, quindi attiveremo quelli che sono i canali istituzionali, ma veramente con l'amarezza e con la presa di coscienza che c'è solamente per motivi assolutamente, non brutto dire personali, ma comunque per motivi ostruzionistici, viene negato un diritto assolutamente. Quindi si è fatto riferimento allo specifico referendum, ma in questo momento qualsiasi referendum abrogativo con qualsiasi oggetto i cittadini di Imperia intendessero promuovere non sarebbero in condizione di farlo perché manca la norma, perché manca il regolamento specifico relativo all'abrogativo. Noi abbiamo cercato di inserirla, ci è stato negato con un pretesto assolutamente infondato ai cittadini di Imperia a comprendere in che tipo di regime siamo in questo momento, in questo comune.